i programmi secondo te vanno aboliti? E vi do una notizia, i programmi già non esistono. I programmi sono già stati aboliti. Non esiste la programmazione della disciplina. Ormai da tempo esistono le competenze. Cioè, è vero, il docente fa il programma, fa la programmazione a inizio anno, ok? Ma non è un programma imposto. Il docente può scrivere anche una programmazione di 5 righe e dice io quest'anno farò questo. Qual è la vera gabbia, secondo me? È il libro di testo. Perché il programma che sceglierà il docente molto probabilmente sarà allineato al libro di testo e sceglierà 4-5 macrotemi del libro di testo da portare avanti e si affannerà per tutto l'anno a inseguire quei 4-5 temi con gli studenti che sfilacciati, che poi non ce l'ho, il docente che non ce la fa perché è troppo faticoso seguire quei 4-5 temi, ma chi glielo ha imposto? Se l'ha imposto anche lo stesso docente o gliel'ha imposto la cultura dominante del libro di testo. Quindi, prima di fare questa proposta di legge, noi in Parlamento abbiamo reso legge la rottamazione dei libri di testo. Cioè, lo dico in altri termini, noi abbiamo inserito una norma che poi non è mai diventata operativa, ma esiste nella legge 140 del 2013, una norma che dice prendiamo l'esperienza delle 200 scuole che hanno aderito al progetto Book in Progress e sono scuole che da tempo fanno elaborano i testi insieme agli studenti, cioè scrivono docenti e studenti nel corso dell'anno il testo di chimica, di fisica, di italiano e lo fanno in un'aula multimediale utilizzando varie strumentazioni. Quei testi costano 3 euro alla famiglia in formato cartaceo, 0 euro in formato digitale. Ma al di là dei costi è proprio il metodo che è totalmente diverso. Cioè Don Milani faceva scrivere i libri di testo e li faceva costruire dagli stessi studenti, cucivano le pagine del libro di testo. Qui è diverso, oggi siamo in un altro mondo e si costruisce, però gli studenti, la cosa importante è che gli studenti padroneggiano il sapere e lo costruiscono insieme al docente. E lì non sono più annoiati di dover ricevere un trasferimento dal docente o dal libro di testo, ma perché lì lo stanno costruendo insieme. E questo noi l'abbiamo reso norma nazionale, creando una biblioteca nazionale che va istituita all'interno del sito del Ministero, dove tutte le scuole praticano questa operazione e caricano ogni anno un libro di testo. Poi l'anno successivo lo possono modificare, lo possono fare la versione 2.0, possono prendere un libro di Bari o del Trentino Alto Adige e dice io lo voglio riscrivere in un altro modo. Con la supervisione naturalmente sempre di docenti esperti che conoscono la disciplina. E quindi incominciamo a vedere per me alcune delle gabbie che sono tutte nella nostra mente. La seconda questione era: c'è una cultura dominante? Sì, c'è una cultura dominante ed è una sola, è quella del profitto, del consumo. E questa è l'unica cultura dominante. E noi, volenti o nolenti, siamo entrati in questo sistema qui. Siamo entrati in questo sistema qui. Anche, cioè, possiamo combattere quanto io combatto come docente, ma comunque sei entrato in un sistema dove metti i voti, dove fai l'altezza dei bambini 6, 8, 6 in funzione dei voti, dove li bocci, li cancelli un anno, dove gli fai delle. Cioè, si è entrato in quel sistema che non è un sistema educativo, perché nessun pedagogista o educatore dice che quello è il sistema, ma è un sistema economico spostato sopra la scuola. E quindi la cultura dominante c'è, ed è quella. Noi vogliamo che sia quella o la vogliamo avversare? Quel tipo di cultura dominante, che oggi sta producendo o il lavoratore precoce, con l'alternanza scuola-lavoro, o il consumatore precoce, perché le maestre arrivano a chiedere i bollini della S lunga per comprare gli strumenti didattici ai bambini. Cioè,
cioè siamo in questa fase qui. E terza cosa, io credo che se non esiste una cultura appassionante del docente verso lo studente, è difficile che quello studente poi si appassioni ad una determinata disciplina. E credo invece che invece quella passione sia insita in tutti noi, cioè noi abbiamo comunque delle passioni che vorremmo sviluppare. Non credo a questa cosa che solo con l'imposizione noi diventiamo appassionati di una disciplina o siamo, ma credo proprio facendo scoprire quello che noi già sono le nostre passioni, o comunque lavorando sui semi che sono all'interno di noi, quelle cose sono automatiche. Capisco che però c'è una paura al cambiamento, perché ogni volta che ci hanno proposto questo tema, cambiamento, innovazione, ci hanno fregato, e in realtà stavano facendo un cambiamento e innovazione, ma sul modello di prima. Si spostavano la scuola sempre più sul modello di prima, sul modello del profitto, sul modello del mercato. Questo l'hanno. Allora, se oggi ci dicono riforma, ci dicono innovazione, cambiamento, ci spaventiamo, perché sappiamo che quei cambiamenti ci hanno portato lì. E non è un sistema che funziona, anzi, è un sistema, come dice Paolo Mottana, che ieri c'era all'incontro, funzionale in realtà. Noi a volte diciamo la scuola non funziona, ma invece è un sistema funzionale agli obiettivi di chi sta al potere. Perché gli obiettivi di chi sta al potere non vogliono che tu sia una mente libera, critica, che abbia possibilità di dire la tua, no. Quanto più sei ristretto, quanto più hai delle convinzioni limitanti, tanto più sei adatto al sistema che in questo momento. Cioè, qui capite tutto, l'esigenza che nasce dentro di me e dentro le persone che hanno questo progetto di scrivere un libro del genere. Perché credo che c'è un pezzo di rivoluzione mancante che non viene mai affrontato, che è quella dell'educazione. Parliamo dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti, sono rivoluzioni che senza questa spina dorsale, a mio avviso, non vanno da nessuna parte. E quindi ho sentito l'esigenza di affrontare questa cosa. E poi perché quando mai abbiamo visto persone in piazza e diciamo vogliamo più cultura, più istruzione, protestare? Non c'è questa diciamo massa che chiede al mondo politico, ai poteri, di mettere come priorità la cultura, l'educazione e l'istruzione. C'è il pane, noi giustamente teniamo fame, cioè dobbiamo affrontare i problemi ordinari del lavoro, del pane quotidiano, e quindi siamo su quel fronte lì, ma su quel fronte lì, solo su quel fronte lì, senza avere altro attorno. Che cosa ci può? Cosa avremo? Se non un'involuzione finale o la legge alla fine della foresta. Io credo in questa frase qui. Per me l'istruzione è l'arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo.